Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con 45 Giri. Questa sera il nostro spazio di approfondimento sarà, come dire, occupato da riflessioni di vario genere, riflessioni così un po' anche a ruota libera su vari argomenti insieme ad un acuto osservatore del nostro territorio che è Marcello Maranella. Grazie e buonasera. A voi. Marcello Maranella, che è un collega, giornalista, ma è stato tante cose nella sua carriera, amministratore pubblico, lo ricordiamo per tanti anni, direttore del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. E dopo quell'esperienza che si è conclusa qualche anno fa, insomma nel 2014 se non sbaglio, 2014, ha riscoperto un po', no, la vocazione, come dire così, del giornalismo. Ha ritrovato il tempo, ma hai riscoperto anche un po' la vocazione. Dunque oggi scrivi dalle colonne del quotidiano La Città come editorialista, con i tuoi interventi sull'attualità, sui vari temi di attualità, ma anche sul blog Altre Note, un blog che curi personalmente, anche lì insomma un po' a tutto campo, no? Sul nostro territorio, sì. Su tanti temi che possono essere ovviamente affrontati, e sono davvero molti oggi, no? Sì, perché viviamo una realtà nella nostra provincia in particolare, ma l'Abruzzo più in generale, insomma, che è attraversata da tanti movimenti di vario livello, di vario genere. Innanzitutto, appunto, ti volevo chiedere, col tempo che hai a disposizione, che hai detto di aver potuto quindi dedicare maggiormente all'attività giornalistica, insomma, come ti sei ritrovato in questi panni, no? Dopo una lunghissima esperienza, insomma, invece in tutt'altro campo. Tutt'altro campo, e tra l'altro ho impiegato parecchio tempo per rientrare nei ranghi della comunicazione, che è una cosa che ho seguito tantissimo, e ti ringrazio per le tue parole, la descrizione. Poi per chi fa questo lavoro, soprattutto con la carta stampata, non è mai autoreferenziale, piace ascoltare gli altri, e allora mi sono con molta pazienza rimesso ad osservare tutto quello che mi circonda, e lo stesso spazio che ho con Altre Note, non ho iniziato subito a scrivere, è stato lì dormiente fino a quando non è scattata la scintilla, e poi anche ritornare a scrivere sui quotidiani, su un quotidiano che tra l'altro il nome stesso è l'emblema, la cura di questo territorio, certo. E quindi ho cercato di configurarmi prima di configurare la comunicazione. E quindi l'ispirazione sui temi da trattare in questi vari spazi, da dove la trai, dove prendi spunto, insomma? Intanto bisogna essere curiosi. Io sono molto curioso, e soprattutto la realtà in cui viviamo ha avuto negli ultimi tempi dei grandi sommovimenti, sia quelli naturali ma anche sociali, politici, eccetera, e quindi da questa confusione, diciamo così, tra virgolette, ognuno di noi ha il dovere, per gli strumenti che ha, di individuare alcune caratteristiche, alcune notizie, alcune cose importanti per rilanciare, per dare un modesto contributo a rilanciare questo territorio. Invece molta ispirazione ce l'ha dalla natura, e la mia esperienza in questo campo mi fa produrre forse più adesso, perché ho il tempo per riflettere sulle cose che si facevano un po' più in fretta invece. Sull'attività ovviamente svolta in primissima persona e in primissima linea. Esatto. In una realtà così importante, così vasta da un punto di vista territoriale, ma anche da un punto di vista di impegno, no? Nella gestione, di un ente come un parco nazionale, che sicuramente avrà catturato appunto completamente, no, l'impegno. Sì, sì, ma poi in quegli anni bisogna essere così, perché è una grande realtà, c'è chi lo definisce, io sono d'accordo, un monumento europeo alla biodiversità, è ricco di tante cose che spesso però non tutti conoscono, e allora noi abbiamo il dovere di far conoscere nella giusta misura, e soprattutto evitare che si creino conflitti come spesso succede. Perché effettivamente, se vogliamo un attimo adesso rimanere sul tema parco, ma più in generale territorio, che è veramente un monumento in quanto a ricchezza, no, di biodiversità, di aspetti anche socio-economici, no? Non solo naturalistici, certo. Però
per molti su questo territorio, soprattutto per chi è stato direttamente interessato dalla nascita di questo parco e poi dagli sviluppi, non sempre se ne è colta l'importanza e la potenzialità. Non sempre, il fatto che deve conservare, deve tutelare, un ente come l'ente parco deve conservare un patrimonio comune di tutti, e non tutte le esigenze, non tutti sono portatori di interessi per questa missione, e quindi trovare le combinazioni o comunque trovare equilibri è sempre molto difficile, quindi è una ricerca continua e ci vuole anche un personale che sia consapevole del ruolo che ha, non parlo per me, parlo di tante persone esperte, tanti specialisti, e quelli devono trovare la maniera per rendere anche remunerativa l'ambiente, il turismo, l'ecosostenibilità, come si dice certo. Poi in gergo. Io tra l'altro tra gli appunti ho selezionato proprio un passaggio di un recente articolo che hai scritto sul tuo blog Altre Note, in cui scrivi, insomma, un distretto turistico del Gran Sasso, inteso come sistema produttivo di ecosostenibilità ambientale e di benessere fisico e mentale, è ancora da costruire nell'Abruzzo Regione Verde d'Europa. Indispensabile per non confondere un marchio esclusivo di meraviglia ambientale con l'abusato linguaggio del brand turistico, dannoso e invasivo per la biodiversità. Insomma, mi sembra un atteggiamento, una posizione abbastanza critica, se così possiamo dire, proprio su concetti piuttosto anche moderni, no? Sì. di comunicazione e di marketing di un territorio. Beh, ma i cambiamenti climatici, la necessità di tutelare l'ambiente anche con, diciamo, strumenti innovativi, il fatto che una penisola come la nostra è attaccata, presidiata da diossine, da tanti incidenti che succedono certo. Tutti i giorni, credo che già questi elementi debbano indurci a capire e valorizzare meglio l'ambiente dove viviamo, soprattutto per tramandarlo a chi verrà dopo di noi. Non è che possiamo permetterci di confonderci in questo senso. E allora credo che in quell'articolo sia comparso una frase in rima: se al futuro si vuol guardare, tutti insieme si deve operare. Ecco, io credo che al di là di qualsiasi disquisizione tecnica, ambientale, politica, eccetera, il problema è che tutti quanti dobbiamo muoverci insieme, costruire un progetto, ideare un progetto che renda da una parte la conservazione vera, la tutela, dall'altro crei economie che non possono essere quelle che abbiamo sperimentato finora. Non è solo neve, non è solo sport invernali, occorre una destagionalizzazione in cui tutti gli operatori possono trovare, diciamo, una rendita da una parte, possono anche offrire servizi di qualità in sintonia con tutto quello che circonda, e quindi l'innovazione delle infrastrutture, il modo di far scoprire l'ambiente e quindi la formazione di guide specializzate, sono tutti sensori che portano sempre lì. Abbiamo un dovere, oltre al piacere, di tutelarlo questo territorio, altrimenti non ci rimane niente. Quindi, diciamo, la strada, o meglio la meta da raggiungere, è quella del famoso turismo ecosostenibile, sì. che possa attrarre una fetta di mercato che è sempre più ampia, sì. Credo, e ma possa senza aiutare spaventare anche gli operatori, no? Possa aiutare, certo. A trovargli delle strade remunerative. Come no, senza spaventare nessuno, ovviamente, perché se non è solo sci, è anche cibo buono, è anche scienza, è anche storia di questa montagna. Faccio un esempio: se uno va in canoa sul Tirino, la cosa più interessante, almeno quello che io ho colto, è che ci sono 10-20 ragazzi in cooperativa che accompagnano con le biciclette, arrivano fino all'approdo, poi portano i turisti sulla canoa, ma in questo frattempo raccontano le storie della transumanza, dei pastori che portavano le pecore sul fiume e tutte le altre cose che sono molto accattivanti e che si raccontano mentre tu gioisci di quel fiume pulito
in cui un ambiente incontaminato. Incontaminato, in cui tra l'altro al ritorno si sono pure inventato una cosa simpatica, ma che rende, cioè non si pagaia, non si parla, tutti zitti, per gustare il linguaggio delle piante, dell'acqua. Quindi una full immersion nella terapia, natura. È una terapia che dà i suoi frutti, perché poi le prenotazioni in quella realtà non sono solo locali o regionali o italiane, ma sono anche, diciamo, turisti che vengono dal nord Europa. Cioè, che sono soprattutto esatto. I maggiori interessati probabilmente a in un certo tipo di turismo, no? Esperienziale, quindi, il termine esatto. Serve l'idea giusta, servono le competenze, servono le infrastrutture, serve la giusta comunicazione anche di ciò e che si vuol fare. E soprattutto la professionalità. E la professionalità. Forse, diciamo, come possiamo dire, il lato teramano del Gran Sasso finora è rimasto un po' indietro da questo punto di vista? Ma più che indietro, io direi, potrei dire così, già la città capoluogo Teramo a suo tempo non aderì al parco. È rimasta fuori dai confini. Questo non ha aiutato la comprensione di certi processi e soprattutto non ha sviluppato una mentalità oltre la ricerca dei funghi, del tartufo, eccetera. Per cui gli itinerari, le specificità di quegli itinerari, tutto il problema dell'acqua che adesso stiamo vivendo, certo, con iniziative anche significative per tutelare questo grande patrimonio. E se tutti siamo consapevoli di quella preziosità, cerchiamo più di fare un'opera di prevenzione anziché rincorrere i problemi, e soprattutto non è una questione di brand l'acqua, è una questione di marchio esclusivo dell'acqua del Gran Sasso, per tradurre quella frase precedente. Assolutamente sì. A proposito, questo è un altro argomento caldissimo degli ultimi tempi. Che idea ti sei fatto tu di questo problema della difesa, della tutela dell'acqua del Gran Sasso, in tutta la sua complessità, perché ovviamente è un argomento molto, molto complesso, difficile. Perché interagiscono tanti attori in un certo senso e tante anche sensibilità diverse? Beh, molte idee, però almeno per le cose che ho descritto e che diciamo sono sotto gli occhi di tutti. Io credo che la scienza e l'ambiente possano andare molto d'accordo. Oltre ai parchi naturali si possono fare anche i parchi scientifici. Questa alleanza non c'è ancora, ma dobbiamo tendere verso questa direzione, perché abbiamo bisogno di aprire gli occhi al mondo, e la scienza sicuramente è una guida molto importante. Solo che però il Gran Sasso, con le sue specificità e soprattutto con l'acqua del Gran Sasso, che non abbiamo nemmeno venduto alle altre regioni del sud che ce l'avevano chiesto, quindi è un'acqua a gestione pubblica, è un altro elemento importante. Non possiamo pensare che sotto, dove c'è la captazione, non c'è sicurezza, però ce lo devono dire. Da una parte c'è una responsabilità di chi ci deve assicurare questa sicurezza, e soprattutto, credo, per quanto riguarda i teramani, abbiamo l'acquedotto del Ruzzo. Certo. Quindi il referente, l'interfaccia dell'acquedotto del Ruzzo. Dall'altra parte bisogna fare un ragionamento netto tra gli ambientalisti, in senso lato, il parco, le associazioni, eccetera, e i referenti scientifici, in modo che, come dicevo prima, tutti insieme si concorre alla salubrità dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente, eccetera, e non essere divisi e accanirsi in questo modo, perché confondiamo le persone, perché poi quando le analisi sono più o meno ambigue, la gente corre nei supermercati e si fa incetta di acqua minerale, esatto, che non credo sia migliore dell'acqua del Gran Sasso. Assolutamente, o con meno rischi contenuti, così, per così dire, no? Mi pare. Nei 10 anni di esperienza da direttore del parco, qual è stata la difficoltà maggiore e qual è il traguardo invece più bello raggiunto? Allora, i traguardi più belli, diciamo prima, non è una passeggiata gestire più che l'ente l'ambiente circostante. Certo. E quindi bisogna fare sempre formazione continua, e quindi biologi, botanici, tutti quelli, diciamo, preposti a questa tutela scientificamente parlando, devono essere bravi. E quindi ci deve essere un rapporto, diciamo, positivo e costante.
L'altra questione è che per tutelare questo monumento alla biodiversità, no? Le cose che diciamo, occorrono i finanziamenti. Il Parco del Gran Sasso, ma come tanti altri parchi, ha potuto usufruire con una serie di progetti di fondi comunitari che hanno dato lavoro a tantissimi specialisti del settore, perché bisogna fare i bandi, bisogna ricercare la qualità professionale per tutelare il lupo, l'orso, flora, fauna, insomma, certo, tutto quello che c'è dietro. E quindi questo è stato un obiettivo molto ambizioso, ma raggiunto, e quindi ci sono risultati. Poi tutto il progetto che ha avuto una rilevanza nazionale sull'individuazione dei veleni, il progetto Antidoto, che poi abbiamo esportato anche con altre regioni. E poi invece il quotidiano è molto duro e molto faticoso, perché gli allarmi sono quotidiani, dai cinghiali, dai rischi e tutte le cose, certo, che accadono. Poi in un parco che è configurato con 3 regioni, 5 province e 44 comuni, per cui... Quindi anche l'interlocuzione con tutti, sì, i vari enti interessati, quella è molto, sì, complicata. E soprattutto avere un filo diretto con il Ministero Vigilante, che è il Ministero dell'Ambiente, altrimenti non si fa niente. Non siamo bravi, o insieme facciamo le cose che si devono fare. Per tornare anche alla rima precedente, sì, insomma, ma questo è quasi una filosofia, sì, da, sì, applicare. Sì. E bisogna ripetere fino alla noia, perché... singolarmente possiamo essere i più bravi del mondo, ma poi di fronte alle cose bisogna misurarsi con gli altri, e sono gli altri che devono dire se stiamo facendo bene o non stiamo facendo bene. Certo. E a proposito dell'esperienza da direttore, dunque di tutte le buone pratiche messe in atto, insomma, alla fine ne è venuto fuori anche un libro, se non sbaglio, a contar camoci sulla conca del Sambuco, che è un, sì, titolo molto anche evocativo, sì, quasi poetico, sì. Lì c'è stato un po' come dire, un assillo di tutti quanti, no? Sì. Di tutte queste esperienze da, sì, direttore. Lì, in effetti l'hai detto prima, le buone pratiche, nel senso che eravamo sotto il terremoto del 2009 e era tutto, diciamo, scomposto, nessuno di noi sapeva che cosa fare. Insieme abbiamo raccolto le idee e abbiamo ripreso pezzi dei progetti che erano rimasti sospesi e li abbiamo portati a termine, anche in condizioni difficili, ma lì diciamo che non sapevamo bene dove andavamo, perché è stato un terremoto molto distruttivo e con tutto quello che è successo con quei poveri ragazzi, eccetera eccetera. Allora era anche un moto complessivo di tutti quanti gli artefici di ridarsi e ridare fiducia, quindi ognuno di noi ha fatto, diciamo, la propria parte. Per quanto riguarda il titolo invece, bello, particolare, evocativo, sì, poi focalizzato su una zona bellissima, che è questa conca del Sambuco, che si trova, perché, spieghiamolo a chi magari non è pratico delle nostre montagne. Bisogna fare base sotto Praditivo praticamente, e da lì cominciare un cammino fino alla parte, diciamo, frontale agli impianti della Madonnina, e su questo versante c'è una conca bellissima, ma soprattutto ci sono i camosci che pascolano, e quindi bisogna riprenderli, e io sono andato in sopralluogo con altri, con i forestali e con i dipendenti, per contare i camosci, ed era la prima volta. Perché tra l'altro il camoscio è un po' uno dei simboli del parco, che stava praticamente scomparendo e poi è stato reintrodotto, adesso invece fortunatamente, sì, la popolazione si è incrementata. Sì, ce ne sono tanti. Adesso io non ho più il numero esatto, diciamo, però ho imparato tantissime cose sia dai forestali che dai dipendenti, perché avevano hanno un metodo particolare per contarli e poi inserirli nel database, certo, e approssimativamente, molto vicino, però si arriva, diciamo, a un censimento esatto di come si è, da dove si è partiti e dove ci si trova.
questa del camoscio può essere una bella attrazione, ma non è solo quella del camoscio, voglio dire. Beh, per fare, credo che per gli amanti, insomma, della, sì, ma anche della natura, della montagna, esatto, dell'ambiente, pochi posti siano paragonabili, no, al, esatto, al nostro parco. E quindi da questo punto di vista, quello dicevamo prima, magari una, un impegno maggiore da un punto di vista della, anche della comunicazione di ciò che, sì, sì, che abbiamo a disposizione, sì, deve essere un faro per chiunque amministri. Esattamente, soprattutto perché poi i parchi in questo momento attraversano un periodo non troppo bello, nel senso che è ferma la, la, l'approvazione della legge quadro, l'approvazione, la, la, diciamo la, la revisione della legge quadro, la 394, e il governo, diciamo, non c'è e si aspetta, certo, il prossimo, però tutto questo tempo diciamo, è decisivo, ma soprattutto frena l'attività dei parchi, aumentano le incomprensioni, aumentano i conflitti, se c'è un problema come c'è, ci sono adesso in montagna, sia da questa parte che dall'altro versante, sicuramente non si, non è una, un periodo agevole, una fase, esatto, favorevole ai parchi. Allora ci fermiamo adesso per un attimo, una breve pausa pubblicitaria, e torneremo tra pochissimo, continueremo ancora a parlare con Marcello Maranella. Rientriamo in studio e riprendiamo la nostra conversazione con Marcello Maranella. Ci siamo molto concentrati e focalizzati su, sul tema ambientale, se così possiamo definirlo, prendendo spunto ovviamente dall'esperienza di Marcello Maranella come direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ma insomma tra, come dire, i temi oggi affrontati dal giornalista Marcello Maranella nei suoi interventi sul blog Altre Note, sul quotidiano La Città, ve ne sono dei più disparati, e spesso ti concentri ovviamente soprattutto in questa fase che potrei definire di transizione della nostra città, ma anche del nostro intero territorio, proprio su questo momento delicato, no? Che è un momento in cui si va a delineare buona parte del futuro proprio del, sì, territorio teramano, perché è un momento insomma in cui sono successe tante cose, il capoluogo è commissariato dopo la, la fine dell'amministrazione precedente del sindaco Maurizio Brucchi, e soprattutto praticamente ci avviciniamo, ci apprestiamo ad un anno in cui saremo chiamati molto probabilmente più e più volte al voto, no? Perché si parte dalle politiche, sì, ci saranno le amministrative proprio per il rinnovo della, dell'amministrazione comunale, e chissà che non si torni anche a votare in regione, viste le ultime notizie che vogliono anche il governatore D'Alfonso candidato, e in caso di elezione poi dovrebbe scegliere insomma se appunto optare per il Parlamento o per la regione. Tre appuntamenti elettorali, un 2018 che può essere un anno base, no, per i prossimi, sì, per il futuro del territorio. Questa è una domanda complessa, perché più che una domanda apre davvero degli scenari che, però sia, che non sappiamo dove possono portarci. Sia tu che io, diciamo anche Super G, insomma, tendiamo sempre a fare l'informazione quella vera. Io intanto ritengo che è ora di tornare a fare le inchieste in tutti i campi, dire le cose come stanno, saperle dire senza calunniare, senza arruffarsi scioccamente, però dire le cose come stanno, e non dire oggi che Teramo sta subendo la fase più arretrata della sua storia. È vero che siamo portati noi contemporanei a ingigantire tutto, potrebbe, qualcuno, certo, potrebbe dire non è vero che abbiamo avuto altri, c'è, periodi, sicuramente, ma era un modo per farmi capire, cioè nessuno di noi si aspettava di arrivare, non mi riferisco tanto alla caduta dell'amministrazione comunale guidata da Maurizio Brucchi, quella ne possiamo parlare, ma è un altro aspetto, il fatto che da parecchio tempo manchi nella città capoluogo una classe dirigente in senso lato, che non sono solo i consiglieri comunali né il sindaco, ma anche in altri poteri della città si avverte questa necessità e la mancanza di queste figure. Io ho scritto, lo ridico qua per farmi capire, non tanto per fare polemiche gratuite, la questione della funivia ha generato un dibattito a ribasso al Consiglio Comunale.
in consiglio comunale. La famosa funivia di collegamento tra il centro e il campus universitario, esatto. Si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma la discussione deve tendere sempre alla qualità sia delle idee, ma soprattutto degli interventi. E quindi dire no pregiudizialmente in un momento in cui abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di riabbellire la città. Non è possibile che se una università come quella di Ravana, che cerca affannosamente di avere un collegamento reale con la città, e quella poteva essere un momento, come può essere la ristrutturazione dell'ex manicomio, come può essere la ripresa di attività culturale e turistica dell'anfiteatro romano. Non è possibile. Altro grande tema che incombe su questa città e che non trova soluzione. Non trova soluzione, ma ognuno dice la propria dicendo spesso delle bugie, perché tale è. Se si chiedono gli accessi agli atti per vedere come stanno le cose, mentre l'amministrazione comunale, il sindaco, dice che ci mancano solo manca solo 1,5 milioni di euro per completare, per togliere quei manufatti che sono orrendi, però poi passano settimane, mesi, anni e le cose restano come stanno, è evidente che manca una classe dirigente, chi decide, chi progetta e chi proietta la città capoluogo verso il futuro. Questo è un po' il senso. Assolutamente. I temi sono tanti, l'università ad esempio è innegabile che è forse l'unica, se non una delle poche realtà istituzionali e culturali di rilievo che abbiamo, no, nella nostra città, e che in quanto tale dovrebbe essere forse presa maggiormente in considerazione proprio per un ruolo di rilancio del capoluogo. Ma l'università, diciamo, è già una rendita di posizione attraverso un turismo congressuale, attraverso una serie di iniziative, di eventi di grande respiro, eccetera, per attrarre. Poi si può disquisire per tante cose, però di fatti c'è una università che è uno dei centri nevralgici della vita del capoluogo. E diciamo che sta pure dimostrando con molte attività di incidere in questo modo. L'università può essere anche un centro di formazione per una nuova classe dirigente di amministratori che non sono assessori, ma che sono dirigenti, che sono funzionari, che lavorano al comune, che lavorano in provincia, che lavorano in regione. E quindi, diciamo, creare questo collegamento, che si dice, come si dice, una sinergia, no? Sì. Però questo collegamento reale, effettivo, con chi produce amministrazione e chi rifinisce il lavoro dell'amministrazione. È uno degli aspetti per cui l'università può dare un serio contributo alla città, ma come questo voglio dire ci sono anche tantissime cose. Se è vero che l'università, io mi sarei aspettato che altri enti più preposti alla ristrutturazione dell'ex manicomio avessero proposto un riuso serio, un progetto, ma per tante finalità. Diciamo che così come è grande l'ex manicomio, che è una città nella città, certo, anche lì io mi chiedo, ma come tanti teramani si chiedono, come sarà la ristrutturazione? La fisionomia architettonica quale sarà? Quali spazi saranno riproposti? Quali attività? Che immagine dà? Quale forza ha quella ristrutturazione per rilanciare la città? E poi tutte le altre cose. Prima abbiamo dimenticato la centrale della Cona, sì, anche quella. La città è cresciuta attorno a una centrale che inquina, come hanno detto, c'è la necessità di smantellarla, ci sono già i progetti, io auspico che quei progetti e quelle dichiarazioni che nel recente convegno sono state fatte, spero che non passi altrettanto tempo per fare tutto quello che si deve fare. È vero che non c'è l'amministrazione, però insomma dopo le elezioni credo breve, sia insomma, una delle priorità, cioè, ci tornerà ad esserci. Sempre prendendo spunto un po' dagli argomenti, dai tuoi articoli, spesso ti focalizzi sull'importanza di riscoprire la vocazione culturale della città, esatto, di Teramo, no? Perché in passato Teramo ha espresso una propria Molto. Identità culturale, una forza culturale, sì, non solo nel proporre
degli attori culturali teramani che hanno saputo imporsi, ma anche attraendo a Teramo intellettuali e figure da fuori. Sulla cultura, appunto, tu hai sempre un occhio molto attento sulle varie possibilità di sviluppo di una vocazione e identità culturale di Teramo, anche per tornare ad una crescita proprio dell'identità del capoluogo. Sì. Ma io penso che questo aspetto, che è fondamentale sempre per una formazione di una nuova teramanità, ma io parlo di classe dirigente perché siamo in campagna elettorale, inevitabilmente il linguaggio deve essere adeguato, però sotto sotto noi abbiamo una necessità di produrre cultura. Allora, un esempio, tanti giovani teramani laureati con tanti corsi di formazione, tanti master eccetera, alla fine hanno preso la via dell'estero, sì, e ora lavorano, sono molto apprezzati, certo, molti hanno successo, hanno grandissimo all'estero, successo eccetera, che però, a cui però non diamo la possibilità di rientrare, comunque, certo, di produrre degli effetti positivi sul piano culturale e scientifico in questa città. E magari commettiamo l'errore, io dico sempre, parlo in senso là, noi commettiamo, noi non amministriamo la città, però siamo facciamo parte del tessuto cittadino. Quindi. Allora voglio dire, noi dobbiamo pensare che questa città ha bisogno oggi di linfa nuova e di idee che si sintonizzino un po' con il trend generale intorno a noi, che è quello nazionale, che è quello europeo, che è quello mondiale. Ecco, allora, in una parola, bisognerebbe sprovincializzarci. Esattamente, lo hanno già fatto i ragazzi. Di sciogli lingua. Quella ragazza che si sta distinguendo, faccio questo esempio perché l'abbiamo pubblicato sulla città, che però è oggetto di riflessione, almeno dalle reazioni che ci sono state. C'è una ragazza di Teramo che ha fatto, si è laureata, poi ha fatto il master a Roma, nel Ministero della Salute, diciamo in un centro specializzato, poi è andato a Parigi e oggi, dopo anni, guida uno staff di ricercatori per la malattia, per la SLA. Ora, pochi sanno che ci sta questa ragazza, ne hanno parlato i media a livello europeo, un'associazione americana in cui ci sono delle persone malate di SLA che hanno visto attentamente, hanno valutato attentamente gli studi di questo staff presieduto da questa ragazza e hanno dato $1 milione come contributo per la continuazione della ricerca. Io credo che non dobbiamo inventare niente, prendiamo questi esempi, adattiamoli alle nostre necessità, ma creiamo un circuito virtuoso in cui le persone vengano messe in condizione di operare secondo le migliori capacità che hanno. Non farci colonizzare da chi viene a dire le cose più belle del mondo in questa città, non ne abbiamo bisogno. Certo. Riflettiamo su queste cose. Se si fa la commissione cultura a Teramo, su quali basi si fa? Anche su questo io ho detto la mia e continuo a dirlo. Ridotta così come la città, che offusca tutto il prestigio storico che ha, e oggi quale candidatura possiamo avanzare in queste condizioni? Facciamo un passo indietro, riflettiamo, costruiamo un progetto adeguato anche con le cose negative, cioè non è che ce le dobbiamo nascondere, però indichiamo un percorso praticabile da tutti. Quindi in questo caso il tuo riferimento è alla candidatura di Teramo a capitale della cultura. Cultura 2020, quando sì, sarà, esatto. Quindi anche da questo punto di vista, insomma, qualche perplessità questa mossa, ma no? Sì, ma poi, da più parti l'ha sì, fatta la in Camera Caritatis, non è che ha avuto, diciamo, l'attenzione, l'appoggio e il coinvolgimento di tanta gente, per cui lascia il tempo che trova. Questo è il mio parere. Come voglio dire, prima abbiamo parlato del teatro, senza ripeterci, ma lì negli anni 70, se non ricordo bene le date, c'era già un progetto che partiva dall'anfiteatro fino a Sant'Anna e c'erano delle cose, delle indicazioni
per un percorso che rifaceva in qualche modo la storia di Teramo, compatibile con, con quei siti. Certo. Che poi arrivò, insomma, ci fu tutta una vicenda, arrivò fino alla discussione in Consiglio Comunale, credo fossero stati individuati anche fondi e risorse necessarie, e poi ovviamente non fu approvato, come sempre succede a Teramo, e il progetto è rimasto lì. Di questa fase, usando un eufemismo non brillante, della storia di Teramo, quanto è colpa degli amministratori, della classe dirigente, e quanto anche dell'inerzia dei teramani stessi, no? Perché poi non è che ci si può lavare le mani e scaricare solo la colpa addosso a chi amministra. Guarda, qui io non dico niente, ma già lo aveva detto benissimo e molto simpaticamente Ivan Graziani. Lo intervistammo quando collaborò con la rivista Vario, era un servizio molto lungo, gente di Teramo, e tutti quanti si è espresso, era una sessantina di teramani, quindi ci sono le interviste, ci sono le foto, e c'era una intervista bellissima di Ivan, che regalò ai teramani attraverso Vario un suo schizzo con la chitarra molto bello, che fu diciamo messo agli atti, e lui diceva proprio in quella intervista, dava lo stimolo ai teramani: chi state a fare? Lo volete muovere i teramani? Intanto ne varga niente nessuno, questo era il senso in dialetto, ma lo disse alla fine di una valutazione complessiva, non addossando responsabilità così a casaccio, ma dicendo forse la responsabilità maggiore di tutti noi cittadini, che dovremmo pretendere dai nostri governanti di più e magari consigliare di più. Questo oggi non sta avvenendo a Teramo, mi sembra. E appunto, sembra quello che volevo dire, insomma, che non sono cambiate molto le cose probabilmente da quegli anni ad oggi. Non ci saremmo trovati in questa condizione, perché... condizione che tra l'altro è ancora molto nebulosa, no? Confusa, parlando insomma delle prossime elezioni amministrative, è difficile oggi ancora potersi orientare su quello che succederà tra qualche mese. Ma non ci sono rumors, come si dice, no? Non si sa, tutti pensano a candidarsi ovviamente, a fare il sindaco, a fare gli assessori, però di fatti non c'è un progetto politico né da una parte né dall'altra. Vedremo se, diciamo, insomma, credo che molti stiano aspettando il risultato delle politiche, per poi scendere in campo però già da adesso, già da adesso dovremmo vedere qualche slancio, no? Anche il tipo di alleanze, anche perché nascono altre liste, c'è questo travaso, chi da destra passa dal centro-destra passa al centro-sinistra, e magari ci si potrebbe ritrovare con dei candidati che hanno fatto una vita da una parte completamente e poi sono candidati dall'altra parte, e questo ricrea un altro caos psicologico, che sociale. Però è molto emblematico, insomma, della situazione, della realtà attuale, insomma, una realtà molto confusa. Esatto. Gli ultimi minuti ancora a nostra disposizione, io vorrei comunque chiederti anche un parere sullo stato della nostra professione oggi. Da giornalista che ha attraversato varie fasi, varie attività e ruoli nella propria vita professionale, e che oggi comunque ha l'esperienza e anche forse la libertà, insomma, di poter osservare senza grandi, come dire, condizionamenti, no? Anche la nostra professione. Sicuramente. Come è cambiata nel tempo, come la vedi oggi e verso dove sta andando? Allora, ci sono degli esempi molto positivi sotto gli occhi di tutti. Io devo dire, siccome non dobbiamo parlare di noi o di come siamo noi, quanto siamo bravi, io ho partecipato prima di Natale a un ricordo di un giornalista, Santarelli di Montorio, la cui vita brevissima è emblematica, il tipo di giornalismo, le inchieste, il rigore, ma anche il modo come trattava le notizie pur lavorando su più fronti. Sì. Ebbene, dopo 15 anni dalla sua morte, anche se molto prematura, noi siamo stati invitati
a pronunciarci, ma soprattutto a indicare i suoi insegnamenti per chi deve fare il nostro lavoro dopo di noi. E qui vengo al nocciolo della domanda. Non si può fare il giornalismo così, seduti da qua come stiamo? Se io devo parlare di un candidato, di uno scienziato, di una figura, diciamo, che vogliamo avvicinare ai lettori o ai telespettatori, io prima devo cercare la persona, e quando chiedo o faccio l'intervista devo guardarlo, devo sapere con chi ho a che fare, altrimenti non riesco a trasmettere a chi mi legge o, certo, a chi mi vede quello che io voglio dire. Lo sforzo è quello di dire sempre la verità. Allora, in questo momento in cui prevalgono le fake news, questo è un termine tema centrale oggi nel dibattito sull'informazione, però tu sai che ci sono sempre state, certo, no? E alla fine questo mestiere, che è bellissimo, ha saputo sempre ricavare la parte migliore e a continuare su un momento difficile. Poi, tra l'altro, dalla carta stampata a internet, eccetera, sono tutti travagli. Cioè, si sono moltiplicati i mezzi. Esattamente. Però diciamo che il fondamento della professione ci sta, ma rimane sempre. L'esperienza di Super J lo sta dimostrando. Anche qui la freschezza del linguaggio è importante, la selezione delle notizie è importante, lo sforzo che facciamo. Non per parlare di noi, ma perché questa realtà, diciamo, è l'humus a cui noi dobbiamo sempre, diciamo, riferirci. Guardare, certo. Riferirci. E quindi credo che è così, è bello. E poi, ripeto, è molto stimolante avere il giudizio quotidiano della gente, anche quello, sì, che, a cui non piaci, che però, sì, ti dà il suggerimento per poter correggere il tiro, oppure per scovare delle cose che cioè, mettersi fare in discussione, insomma, sempre, è fondamentale. Sempre. E poi capire per primi noi, per far capire, esatto, la realtà, o comunque farla conoscere un po' meglio, non, si spera, si, a chi, esatto, ci segue. Benissimo, noi siamo arrivati al termine di questa piacevole chiacchierata insieme anche per me, ha fatto a piacere. Marcello Maranella, che è stato l'ospite di questa sera di 45 giri. Io ti ringrazio. Speriamo di essere stati chiari, ovviamente. A questo punto, dopo tutto quello che abbiamo detto, speriamo che alla fine, esatto, sì, anche chi ci ha seguito possa aver tratto qualche utile, esatto, utile, esatto, indicazione. Dunque, grazie di nuovo, Marcello, per essere stato te con noi. E a tutto lo staff della redazione. Grazie, e quindi siamo ai saluti, termina qui questo appuntamento con 45 giri, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi do la buona serata e vi do appuntamento ovviamente ad una prossima puntata di 45 giri.